Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lorenz in questo terzo appuntamento con la nostra campagna leggendaria con Arsace, re di Partia. Signori, ieri abbiamo provato a prendere Bukhara e cercare di arrivare fino a Marakanda, ma siamo stati fermati perché la quantità di eserciti di cui il regno indoellenico di Bactria dispone è importante. Buongiorno ragazzi, buongiorno Traianus, Giuseppe, Willero, un saluto a Francopio, Dixie, buonasera all'onnisciente Brando Astora, ciao Emanuele. Ragazzi, oggi dobbiamo cercare di svoltarla almeno su uno dei due fronti, o su Bukhara o su Bactra, che è la capitale del regno bactriano. Buongiorno Stefano. Allora ragazzi, questo esercito qui, secondo me, potrebbe essere vulnerabile. Potrebbe essere vulnerabile. Che cosa ha dentro questo tizio qua? Fammi vedere. Sì, vieni qua. Questo è un esercito che ha dentro pochissima cavalleria, non a tiro dalla distanza, è una cavalleria leggera tra l'altro, e porta dentro un generale. Chissà se riusciamo ad arrivarci con Arsace. Sì che ci arriviamo. Arrivi anche tu? Fammi vedere. Se riusciamo ad attaccarlo, questo potrebbe essere molto interessante. Buongiorno! Ciao Simo, Red PD, buongiorno cari, buongiorno Baffo. Partiamo subito così, ragazzi. Partiamo subito con una botta incredibile. Dai. Questo qua. Allora, quanto ci dà? 78%. Il problema è che il 78% però, secondo me gli facciamo danni a tutte le unità, ma non gli wipiamo l'esercito. Io devo provare a wipargli l'esercito. Vediamo un po'. Madonna, ma quante foreste ci sono in questa zona? Io vorrei combattere in delle plains, in delle pianure incredibili. Ciao Frid, buongiorno Tommy. Sto bene io, grazie ragazzuoli. E voi? Esatto, si rischiano anche le cavallerie, cosa che non ho intenzione di fare. Vediamo un po', i rinforzi arrivano da dietro. Top. Allora, attacchiamo noi, quindi loro probabilmente non rushano. Io direi, iniziamo a preparare i gruppi di selezione. Tre, il gruppo dei tiratori. Poi direi, questi mi fanno il gruppo 4. Voi, insieme al generale, il gruppo 5. Gruppo 5 di qua. Gruppo 4 di qua. Ok. E partiamo. Entrano da qui, perfetto. Aspettiamo. Allora, tu vai nel gruppo 2 e terminiamo. Voi tutti nel gruppo 1 e il gruppo 1 si deve posizionare. Questo è tutto tiro, mi va nel gruppo 3 e il gruppo 3 lo andiamo a dislocare anche lui. Tu sei generale, vai nel gruppo 5. Gruppo 5, abbiamo detto, terrà il fianco sinistro. Ok, dovrebbero essere entrati tutti. Allora, lo scontro di fanteria noi non lo vinceremo mai. Ok? Mai. Quindi dobbiamo in qualche modo reggere abbastanza per far lavorare le cavallerie. Allora, iniziamo a dare le skirmish mode alle nostre cavallerie da tiro. I generali della Partia non hanno la skirmish mode, eh? Quindi attenzione. Teniamoli un pochino più indietro. E liberare una città. Il problema è che queste città qua sono ricche, capisci? Noi abbiamo dei problemi economici, noi abbiamo bisogno di conquistare, raga. Fossero città povere in province delle quali a noi non frega niente, io le libererei.
Il punto qual è? Il punto, allora, voi direi che potete anche correre magari. Allora, avevano due cavallerie dentro qua. Ok, allora. Vediamo se riusciamo a triggerarli. Our hidden units have been discovered. Eccoli. Eccoli qua. We have discovered the enemy's hidden units. Tornate indietro. Facciamogli fuori le cav. Iniziate a girare dietro voi. Allora, voi mi dovete focussare queste qua. Voi andate a focussare questo. Quello è morto. Generali di qua. Sul generale. Vediamo se riusciamo da quel lato lì, Perfetto. The men are wavering. Tirarsi indietro. Carichiamo qua.
Cerchiamo di catturare il più possibile. Esatto, voi catturate lì. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Indietreggiare, indietreggiare, indietreggiare. Detonati. Detonati, e direi che qua gli abbiamo fatto malissimo, eh. Gli abbiamo fatto veramente malissimo. Se non è uno stackwipe, poco ci manca. Se non è uno stackwipe, poco ci manca. Non rimane niente del loro esercito qui, eh. One of our units has used all its ammunition. Li abbiamo catturati tutti, probabilmente. Madonna, che tappeto di morte, raga. Che tappeto di morte. Molto bene. Qua chi cazzo è che stanno... Andate a prendere questi. Andate a prendere questi. E quelli non penso riusciremo ad andare a prenderli. Però vedi, col tiro riusciamo a farglieli fuori. Perfetto, perfetto. Top. Top. Molto bene. Loro ne hanno persi 4.300 su 4.400. Per me sta... No, c'hanno quelle tre cavallerie lì che si sono salvate. Però la fanteria è morta tutta, eh. La fanta è morta tutta. Ciao Vincenzo, un saluto anche a Nico Subi, a Reven. I ciccioli si radunano. Ciao Michael. Molto bene. Questa è una bella vittoria. La domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: riusciremo noi a fare replenishment più velocemente rispetto alla capacità della Bactria di reclutare un altro stack intero? Perché poi si gioca... No, stackwipe! Wow! È unbelievable! E ci prendiamo anche 2000 monetine che fanno bene al sangue. Torna indietro tu. Allora, questo qua... Noi dobbiamo vedere la capacità di movimento di questi. Allora, tu... Vieni qui sotto. Senti, ma tu, per esempio... Non riesci a dare... No, eh. Non riusciamo a distribuire diversamente i soldati. Vedi, perdiamo soldi noi. Quello è un problema. Quello è un problema. Un problema. Passiamo il turno. È primavera. Svegliatevi, bambini. Noi dobbiamo riuscire a prendere Bactra. Se riusciamo a prendere Bactra, gli diamo una botta economica importante.
Cosa vuol dire la classi... Oh cazzo di Buddha. Oh cazzo di Buddha. Oh... Scusate, campanello. Ok, scusate, perdonatemi, ma corriere. Qua è un via vai di corrieri. Oh cazzo. Oh cazzo. Noi qua. No. No, me l'hanno inderato. Me l'hanno inderato. Oh, oh cazzo. We fight for you. March. At your command. Mithra, watch over me. Figaro. Questo è un problema enorme, eh. Questo è un problema enorme. At your command. My lord. At once. We fight for you. Awaiting Parthia's bidding, my lord. Porca loca. Quelli mi arrivano a Marv. How may I serve Parthia? And then we'll see what he sees. Il punto è che questi non riescono a muoversi, secondo me. Andreas, è critica, eh. È veramente critica. E vabbè, ma questi avanzano proprio a cazzo durissimo. A cazzo durissimo. Se solo riuscissimo a prendergli Bactra adesso. How may I serve Parthia? What cruelty do you wish? Make haste, man. Fight for. What cruelty do you? None will escape. Sì! Allora, a noi ci servono soldi. Noi dobbiamo fare un saccheggio per forza per ammazzare gli schiavi e un loot. Ok, noi adesso abbiamo bisogno assolutamente di questa provincia qua. Quanto tempo abbiamo noi? Poco. Noi abbiamo molto poco tempo. Molto poco tempo. Allora, noi dobbiamo riuscire a tenere qua. Che cosa ha Nisa di garrison? 15. 3 Parthian Horse Archer, Parthian Spearman, Parthian Militia, mi serve la cav. Mi serve cavoli. Ora, tu direi che devi andare qua e fare un lavoro di questo genere. Tu
I Sogdian Archer sono... hanno la Short Spears. Questi non sono male, eh. I Tavare Scuda non sono male perché sono. Ve li ricordate voi, ragazzi, i. Come si chiamano? L'elefante. Si dondolava sopra il filo di un'altalena. Due elefanti, tre elefanti, quattro elefanti, tanti elefanti. Noi qua dobbiamo buttar giù. Dobbiamo buttare giù. La Bactria ne ha tanti. C'è da dire che noi adesso però potremmo arrivare a Capisene e capire che cosa hanno qua sotto. Vedi, loro sotto qui sono vuoti. Loro sotto qui sono vuoti. Se noi riuscissimo a prendergli Eucratidea, Capisene e Bactria, qua sono tre province che hanno risorse, tra le quali l'oro e le spezie. Il problema è che hanno delle garrison della Madonna, questi qui. Allora, prenditi gli immortali e ti prendi anche il Light Cavalry Master e diamo un bonus al range di tiro. Ragioniamo attentamente. Ragioniamo attentamente. È autunno. Inizia a spostarti qua che così hai rinforzi da tutte le parti. Il problema è il supply. Il problema qui è il supply. Dobbiamo prendere Eucratidea. Quanti arcieri hanno dentro? 5 Bactrian Archer. Dobbiamo committare come dei maiali qua, eh. Allora, questo leader qua inizia ad andare a parlare. Attenzione. Ciao, Nero! Quelli potrebbero virare verso Bactra. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Replenishment questo sconosciuto. Tengono Marv. Adesso il pericolo su Nisa è concreto. Il pericolo su Nisa è molto concreto. È una situazione difficilissima, eh. Veramente difficile, ragazzi. Dove è andato questo esercito? Ad Artacoana? Ma come betrayed you? Ma che cazzo? Ma che sfiga! Noi dobbiamo fare il miracolo. Noi dobbiamo fare il miracolo. Sì, ce la facciamo. Lo so che ci sono gli schiavi, ma ci servono soldi adesso.
Spice root. Meno 2 di cibo. Madonna. Meno 2 di cibo, non posso permettermelo. Devo togliere il mantenimento qua. Noi però così facendo... Così facendo... Rischiamo. Tu dovresti poter venire qua sotto. E tu mi vai dentro a Bactra. Questi in inverno sicuramente non arrivano a Nisa. Io però non posso appare. Questo lo devo appare per forza. Questo lo posso tenere indietro. Buttiamo giù questo. Questo viene buttato giù. No, questo lo dobbiamo buttare giù assolutamente. Dobbiamo fare il coso dell'oro. Gli infantry quarter... Gli infantry quarter potremmo farli a Capisene. Capisene però ha solamente 2 slot, non ne ha 3. Butta giù. Ci costa di mantenimento. Noi potremmo appare a Susia. Però non so dove è andata quell'altra armata, quindi teniamo i soldi. Che se butta male, se butta male... Ok, allora voi intanto potete liquidare i mercenari che ci costano uno sproposito. Questo qui, io direi, allora, ti prendi Horse Raiders, bonus al tiro e Formidable Fighters. Non ho tempo per l'imboscata, capisci? A parte il fatto che loro adesso hanno il turno invernale, quindi muovono meno rispetto al solito. Noi dobbiamo metterci nella condizione per la quale se perdiamo la partia, ok? Se loro invadono in massa la partia, noi non la possiamo difendere. Almeno abbiamo un caposaldo qui. Cazzo, dovevo reclutare Anisa. Hai ragione, Lorenzo. Errore, scozzamento. Cosa mi hanno sabotato? Mi hanno sabotato qua. Vai a Capisene. Ma questa onestamente dobbiamo giocarla. Giocarla è comunque rischioso. 3, 4, 5, 6. Hanno troppa fanta, ne perdiamo comunque tanti. Direi bene. Allora mi fai il sack. Mi fa il loot. In teoria con il sack in questa provincia noi non dovremmo avere schiavi. Infatti non ne abbiamo perché li abbiamo sterminati tutti. Fammi solo vedere qua a Nisa, gli schiavi sono al 33%. Questo è un problema. Ah, ma che cosa ha Castore? Scusate. Gente che... Io mi domando, la gente che passa coi cani e si ferma davanti ai cancelli con i loro cani insulsi. Allora, ragioniamo attentamente. Allora, qui dobbiamo fare per forza l'oro, per forza il cibo. Questo lo... No, questo non lo converti... oddio. Qua mi servirà sicuramente uno shrine.
Noi non riusciamo a fare pace con Bactria. Noi non riusciamo a fare pace con Bactria. Non riusciamo a fare pace con Bactria, noi. È un problema enorme. È un problema enorme questo. Sadrakarta dov'è? Sadrakarta è lì dietro. Questo qui, Tiridate, l'avevamo skillato come governor. Il vero problema è che io non posso tirare fuori questa gente. Posso tirar fuori lui? No, le palle di Fra Giulio. Barbarian Subjugators. Skillami il tiro. E anche questo c'ha dei signori. C'ha dei signori qua, eh. C'ha dei signori. Allora, tu puoi essere sistemato. Io devo capire. Allora, dobbiamo dare. Greetings, most excellent friend. Most excellent friend, par di cazzi. Cioè, mi odia. Parliamone. Parliamone. Allora, noi possiamo emanare un editto in questa provincia. Innanzitutto, a chi è stata assegnata questa provincia? A noi, è nostra. Per adesso. Per adesso. Io ho bisogno del cibo. L'oro sta venendo su, questo dovremmo apparlo, questo qui mi toglie 5 di cibo, non ce la facciamo. Questo in realtà me ne leva solamente 2, quindi facciamo l'investimento qui sull'oro, che è cost effect. E mi servirebbe altro cibo, mi servirebbe. Perché uno di cibo qui non ce la fa mica mantenere tutta la provincia. Quindi o togliamo il trading space, perché le caserme mi servono, ragazzi. Noi non possiamo stare senza caserme. E capisene facciamo l'investimento. Poi, allora, tu... Direi che qua mi puoi reclutare... Un pantadopoi. Anzi, no, aspetta. Qui abbiamo gli editti. Allora. Potremmo mettere. Noi potremmo mettere l'import food. Anche se con l'import food prendiamo uno solo. Che comunque. Questo ci butta a meno 2. Eh?
Più uno recruitment capacity. Allora, prendiamo questo intanto. Prendiamo questo intanto. Questi qui possiamo iniziare... a fare sto lavoro qua. Tu vieni qui al limite. Questi dove cazzo stanno andando? Merda. Questo mi aumenta il cibo. Questo mi aumenta la cultural conversion, che è importantissima. Vedi, questo ci arriva. Troppi soldi, questi costano troppo. I Zebran costano troppo. Noi potremmo prendere 3 arcieri mercenari e iniziare il reclutamento di fanterie. Dovevo farlo il turno prima, cazzo. Che errore che ho fatto. Dal momento della verità, Bactria cosa fa? Ci lasciano reclutare. Attenzione. Hanno fatto degli spostamenti. Allora, si avvicinano pesantemente a Bactra, eh? Si avvicinano pesantemente a Bactra. Promuoviamo il sospetto. Noi in teoria adesso a Bactra possiamo alzare le tasse. No, non possiamo neanche. Sti grandi cazzi. Sti grandi cazzi. Questo il replenishment lo fa però, eh? E qua noi dovremmo fare un altro campo nomadi, perché sennò non ce la facciamo mica a sostentare tutto quanto. Proviamo a giocarla per perdere meno uomini possibili, perché comunque hanno gli arcieri argento. Ciao Giulio. Modifica il numero dei turni per anno e alle dimensioni del... Allora, turni per anno sono sempre 4, se non erro. Un turno, una stagione. O sbaglio? E sulla dimensione degli stack cosa intendi? Il numero di effettivi dipende comunque dalle dimensioni dell'esercito nelle tue impostazioni grafiche. Poi magari mi sfugge qualcosa, eh? Allora, noi qui andiamo di cavalleria, eh? Noi qui andremo di cavalleria, voi state dietro.
the double! Quick march! Stin and Polizas! One of our units has used all its ammunition. Our general is under attack. Okay. Perfetto. The enemy general is dead. Il generale è morto. Perfetto. Questi sono morti. Portarli da 4 a 12 o 24 per esempio. Sai cosa? È che corri il rischio, specialmente se giochi a difficoltà alte, che l'IA spammi un sacco di eserciti. E tu ti ritrovi magari impantanato per 4 turni in inverno con movimento ridotto e l'IA che in quei 4 turni continua a reclutare come una maiala. Quello potrebbe essere un problema. Ha fatto un increase rank e questo è buono. Allora, adesso tu... è il caso che inizi a prenderti. Chi è questo? È Barza Farme. Barzotto. Barzottino lui. È il Barzottino. Mi sa che è il caso di darti il Knight Commander a te. E poi mi aumenti il numero delle munizioni. Tu c'hai la merda. Tu c'hai veramente la merda. È estate. Il problema è un altro. Qui abbiamo un elefante. Però qua... io ho bisogno della spia. Dov'è? Eccola qua. Ah, lì sono lontani.
4. Ora, questo mi può arrivare a range ed è un problema. Ed è un grosso problema. In range per il rinforzo e mi recluti tu di questi. Tu Townsfolk Partial Militia, tu vieni qua, mettiti in risparmio energetico, meno 9. Il problema è che mi decade anche qua. Il problema è che mi decade anche lì. Qui hai dentro 7 Partial Archer. Vediamo un po'. Potrebbe succedere un disastro a Bactra, ve lo dico. Ciao Sam. Dico, una campagna con Roma su Rom 2 a difficoltà leggendaria, non riesco a vincere contro le cavallerie dei nomadi e delle steppe. Potresti consigliarmi come posso approcciare meglio? Grazie. Che fazione stai usando? La Partia? No. Che fazione stai usando? Questi hanno mosso e non è successo niente. Ed è bene. Ed è un bene. E qua è una partita a scacchi, ragazzi. Questa, raga, è una partita a scacchi. Buongiorno Gabri. Sondaggio: Dick vive, Dick muore. No, beh, secondo me non muoio. Cioè, non è una situazione critica da quel punto di vista. Allora, bloccato l'assassination plot. Noi qui dobbiamo tirar su questo. In teoria adesso dobbiamo avere abbastanza cibo, esatto. E riduciamo le nostre perdite. Allora, tu adesso vai da lui. Noi adesso qua però abbiamo sicuramente problemi di ordine pubblico. Allora, questo qua mi ha appena reclutato questi. Io direi tu. Perché non ti muovi? Ah, perché c'hai sto deficiente dentro. Ma non ci voglio credere! Porca puttana! Ma tu, spia di merda, ma non ce la fai a fare qualcosa? Micchia, è proprio 104 questa, eh? Questo non arriverebbe a range. Questo arriverebbe a range. Questo sicuro può attaccare, ok. Allora, 7 di ordine pubblico. Noi potremmo pensare di investire 4.000 qua. Poi tu adesso devi assolutamente reclutare. Io direi, questo è già un upgrade. Hanno meno morale però, eh? Però hanno più defense. Hanno più difese e più armatura. E tu mi recluti un altro di questi.
Perfetto. Noi qua abbiamo un problema, grosso anche, grasso e grosso, l'ordine pubblico. Perché qui adesso scoppierà la ribellione. Qui adesso mi scoppia la ribellione. Noi potremmo tentare di wipare questo esercito. How may I serve Parthia? E poi dopo questo dove mi arriva? Questo arriva qua, quindi noi dovremmo riuscire ad attaccare e poi tornare qui. Tu cosa puoi fare? Questo non è un esercito pieno. Inizia a venire qua tu. Ah, tu ritorna nelle tue terre perché ho bisogno della tua voglia infinita di spreadare l'amore e tutte queste cose carine. Public order, casca fagiolo. Questo non mi dà un bonus attivo, io aumenterei l'agriculturalist. A livello 3. Agricoltura sta a livello 3. Ora, io sono tentato. Sono tentato, ma non ho la certezza matematica che poi riesco a tornare indietro, quindi non faccio quella cosa lì. Noi possiamo reclutare, non possiamo reclutare un cazzo. Tu recluti invece. Tu invece adesso recluti e mi recluti uno di questi. Uno di questi. Riprendi questo. Se non posso prendere il fante, prenderò. E abbiamo tirato su un altro esercito. Quello è molto importante, perché se questo si dovesse allontanare, noi andiamo a Marv. Così mettiamo, liberando Marv, potremmo catalizzare questi due eserciti su questo qui, che se crepa chi se ne frega, ok? E riuscire a imbastire una controffensiva con due eserciti da sotto. Uno lo dobbiamo lasciare per un discorso di ordine pubblico. Adesso bisogna capire dove... Questo quanto costa? 2009. Possiamo provare a fare l'investimento. Tanto male che vada, se poi abbiamo bisogno di soldi lo eliminiamo. È scoppiata lì la ribellione, perfetto. Scontato questo. E noi ritiriamo e entriamo nel range di Nisa. E tu adesso prenderai il cazzo. Quello lo potremmo wipeare. Perché lui si sia mosso. Se lui si è mosso significa che non ha reclutato. Sotto non cambia niente. La spia è in posizione perfetta. Noi non dobbiamo permettere alla Bactria di stabilizzare Marv e Amul, perché sennò è come se tutto quello che abbiamo fatto adesso... Morto un bambino. Vabbè, ci ricorderemo di lui, lo ricorderemo nelle nostre preghiere.
Vai a farmi ordine pubblico lì, tu mi fai ordine pubblico a Partava. Ora. Stanno ammassando lì, eh. Stanno ammassando lì. Tu ritorna a Nisa. Peccato che non posso prendere un altro cavallo. Allora, qui blocchiamo questa town. Recuperiamo 3000. Tu. No, iniziamo a prendere questo. Questo può muovere. Meno 15, abbiamo un turno di stabilità. Tu mi devi fare cibo. Tu mi devi fare cibo. Tu? Allora, inizia a dare al tuo signore padrone indiscusso questi tre. Poi direi, togliamo questo, togliamo questo e prendi due di questi. Tu come sei composto? Tu sei composto abbastanza bene, un po' troppo tiro. Un po' troppo tiro hai. Ti toglierei questo e ti butterei dentro questo qua. Perfetto. Se uscissi dalla città, qua l'ordine pubblico come sarebbe? Abbastanza buono. Questo non può arrivare, questo non può arrivare. E allora... iniziamo a portare l'ordine pubblico in positivo. Sei punti di ordine pubblico, questa è manna dal cielo. Adesso arrivano i soldi della miniera. Qui stiamo investendo. L'ideale sarebbe riuscire a lasciare un esercito a Bactra che fa da tappo per queste terre, andare con i due eserciti verso Marv. Questo da che parte è? Questo è da quel lato qua. Ma che sfiga! Ma che sfiga! Però aspetta! Ah, questo... Perché sai che forse, se loro sono tutti di qua, loro ci mettono un sacco di tempo ad andare a Marakanda. E se noi gli levassimo Marakanda? Loro tra 5 turni avranno... sai che potrebbe essere interessante. Allora, a sto punto, sai cosa ti dico? Recluta di qua. Siamo sull'orlo del fallimento noi, eh? Economico, dico. Dobbiamo recuperare soldi. Ciao Andrea.
Cosa vuol dire missata la D? In genere sì, Stefano. E adesso infatti abbiamo problemi economici. Allora, noi dobbiamo capire. Questi li stanno raidando qua benissimo. E hanno anche Adamul. Ma allora, io sai cosa ti dico? Io ho bisogno che tu vai qua. Minchia, c'hanno un esercito anche a Marakanda. Ma che due coglioni. Ma che due coglioni. Ma che palle. E qua ne hanno due. Noi potremmo attaccarlo. Ready for orders. Anche dentro gli elefanti. Ah, le picche, che due coglioni, che due coglioni. Che due maroni. Allora, fai una roba, mi serve un esercito cazzuto. Ok, questo ha preso la skill. Allora io ti do il bonus al tiro, il bonus alla cav, meno 15% di morale per le unità. Il vero problema è che adesso questo qui non ci arriva. Laid an ambush. Questi qui potrebbero raddoppiare. E noi perdiamo 1.003. Dobbiamo bloccare questo per guadagnare tempo. Marv potrebbe essere la soluzione. 60% di imboscata. Proviamo. Potrebbe essere una soluzione. At your command. On the move, my lord. Awaiting party advance. I want hourly patrols. Questo non arriva.
for orders. Vediamo. Questa potrebbe essere interessante. Ciao, Cigno! Cigno! Niente cam. Ah, perché non mi sono dimenticato di attivarla. Toh. Così sei contento. Ciao. Ciao. Che cazzo stanno facendo questi? Stanno facendo il circo. Fanno il circo. Ma questi qui dove cazzo sono andati però adesso? Quattro eserciti, il quinto l'hanno spostato sopra. La loro capitale è vuota. Ma non abbiamo il movement range per poterci arrivare. Come stai, Cigno? Ti sei divertito? Hai fatto il divertimento, Cigno? Cigno! Cigno! Noi potremmo fare bunga bunga qui. Noi potremmo arrivare con tre eserciti qua. Questo quanto ha di range? Questo arriva a Susia. È estate. Ma ci arriva, cazzo, ci arriva questo Susi. Quanto vale Gerusalemme per voi? Per me tantissimo. È anche vero, però, che se loro mi vanno a Susia, secondo me è worth. Devo tenere d'occhio quell'armata lì. Allora, secondo me è worth. How may I serve Parthia? Io devo metterli in scacco qua. Perché se non li metto in scacco lì è un problema. Questo quanto può... la madonna! Potrebbero triplicare loro, potrebbero triplicare, ma secondo me non triplicano. No! Lui no! Chi cazzo l'aveva visto questo? Chi cazzo l'aveva visto? Ma porca puttana. At your command. Merda. Cazzo! Ma quante armate ha? Ma come fanno a mantenere una, due, tre, quattro armate piene più due che sono a tre quarti? Ma... Ready for battle. Ma questa non la wipe mai nella vita. Allora, noi veniamo qua anche con questo. Porta questo in zona. We cannot do that. Dobbiamo giocarla, fargli malissimo. Questi hanno i Nicoroi falangitai. Che bello che non escono in campo aperto. Grazie. Lo so, ma devo rischiare. Perché se no la mia economia non mi permette altro.
È quello il discorso. Potremmo liberarla. Però se la libero poi è un disastro ecologico. Ma che città insulsa che è questa? Da dove arrivano gli altri? Uno da dietro e uno davanti. Ah! Porcellone! Porcellone! Reinforcements have arrived. No. Our general is under attack. Dove cazzo ti sei andato ad imbucare tu? Ma ti muovi, ma ti vuoi levare? Ma che cazzo stai combinando, porca puttana?
Madonna! Ma porca puttana. Our hidden units have been discovered. Is turning in our favor. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition.
One of our units has used all its ammunition. Ciao, ciao ragazzi, dopo ti rispondo, tizio strategico, perché adesso sono un po' preso. One of our units has used all its ammunition. Mamma mia, che schifo che fanno. Che schifo che fanno. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Assassate. Assassate.
One of our units has used all its ammunition. Il problema non è questa. One of our units has used all its ammunition. Il problema non è questa. Il problema è quella dopo. One of our units has used all its ammunition. Non so se liberare o se occupare. Comunque, sto bene, tizio strategico. Buongiorno, buongiorno anche ad Albe. Ciao, Giamma. Il gigante contro Golia, esatto. La sfida tra titani. Potrebbe esserci un 4 contro 3 di quelli al sapore vero. Scusami, ma adesso che hai preso un altro cock, non me la dai la pace, vero? Stronzo! Allora, c'è tuttavia... una possibilità. Perché? My lord. What cruelty do you wish, oh lord? Questo arriva qua, può attaccare solo frontale la città. Questo è in range della città. L'unico che potrebbe crossare e andare dietro sarebbe lui. Se noi portassimo questo qui. Advance. Ready for further orders. Potrebbe essere una solution. Potrebbe essere una solution. Figa. Eucratidei è un disastro. Tac. Tu prendi il cock. C'è poco da fare. Stare molto attenti. Welcome, honored emissary. Speak, and I will answer with my. E iniziamo ad essere odiati, eh? Iniziamo ad essere belli odiati. Questo potrebbe essere un 4 contro 3 al flavor di Sandalo, cioè uno schifo. Uno schifo. Loro avrebbero troppe fanterie, non la vinceremmo mai. Potrebbe essere un'ecatombe questa, eh.
Lui a Susia non arriva. Vediamo se ripiegano o se attaccano. Potrebbero tranquillamente attaccare. Con buone probabilità di vittoria. Perché ci surclassano a livello numerico. E più che altro hanno ste picche di merda che macinano le nostre prime linee. Non abbiamo neanche Mercs. Vediamo. No, ho già provato. Fanno schifo. Meglio, non è che fanno schifo i nostri agenti. Sono iper skillati i loro generali. Abbiamo tipo il 27-28% di probabilità. Cosa fa la Bactria? Assediano, inderano, si muovono, raddoppiano, triplicano. Porca puttana. Però non è infattibile perché entrano praticamente tutti. Vediamo che cosa ci mandano contro, però. Allora, la strategia di catalizzarli sul ponte ha funzionato. Sì, ma non li kaiti mica tre eserciti con tutti questi qua. Sono troppi numericamente come li kaiti. Ti occupano la weed, ti occupano. Però è battaglia del ponte. Esatto, la Garrison lasciamela venire dentro per ultima. Tiro ce l'abbiamo. Ma se l'autoresolve però ce la fa vincere, ma ci massacra un sacco di truppe, noi ci abbiamo un'armata piena che ci sta assediando la città, abbiamo dentro il re, è quello il problema. È veramente quello il problema. Oh, arrivano tutti da dietro. Arrivano tutti da dietro. Questi hanno 21 di bonus contro gli elefanti, quindi direi va bene. Oh, vediamo, raga, che cazzo vi devo dire. Merda, mi crossano dall'altra parte. Our reinforcements have arrived.
andate via. Ma che cos'è? Coffee Ren? Ma che schifo. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Our units has used all its ammunition. The men are wavering. What are your orders? Who guards? Amisos! We are at your command. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Minchia, questi soppicchieri. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Our men flee the field of battle.
One of our units has used all its ammunition. Our general is under attack. Okay. Molto male. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Molto male. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Porca puttana, questi come cazzo come cazzo li sistemi questi adesso? Allora, io ho bisogno di prendere tutto ciò che ha del tiro e portarlo di qua. Tutto ciò che invece ha esaurito le munizioni mi va nel gruppo 0. Questo è un generale. Ma queste so picche, raga. E vedete, il problema è sempre quello, porca troia. Non abbiamo abbastanza frecce per tutti. Non abbiamo abbastanza frecce per tutti. Sparate voi, porca puttana, che l'avete già decimato, porca puttana, l'avete già decimato. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition.
One of our units has used all its ammunition. Battery ready! We are at your command! What are your orders? What are your orders? One of our units has used all its ammunition. Ma ste picche qua non le butti giù neanche a piangere. Qui c'è un generale. Butterai mai giù ste picche di merda, non vanno giù, non vanno giù, han troppo morale, troppo morale. Ma questi che cazzo stanno facendo? Stanno andando su? Figurati. Has used all its ammunition. Axemen, awaiting orders, my lord. Double time. Break from the enemy. What are your orders? Ready. Fire on that. Orders, my lord. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. They're ready. Ready to march. Royal cataphracts. Ready. Minchia, se arriva il generale non muoiono più queste. Dai, ma cazzo, ma vuoi morire? Soma Topilakes di merda! What are your orders? We are at your command!
Dai, muori, c'hai tra lo 0 e il 10% di morale! Devi morire! Devi morire, devi morire, devi morire, pezzo di merda, devi morire! Dai! Oh, finalmente. Che fanteria de merda proprio. Che fanteria de merda. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ah, il generale questo è Pormio. Spormio. Sbunnalo per bene qua. Oh Dio, pezzo di merda. Ma tu che cazzo stai facendo? Questi li devo tenere perché... Ma cosa sta facendo sti falangite? Ma si sta ritirando? No. Ma noi dobbiamo ammazzargli anche quel generale qua. Dov'è Arsace? Non Shasham, Alum. Cazzo è Arsace? Eccolo qua, vieni qua. Porco troia gli elefanti. Royal Cataphract!
Dai con ste cazzo di asce. Dai con ste cazzo di asce! Madonna, se ci hanno decimato le cavallerie, ragazzi. Lo senti tutto dentro, stronzo? Stronzo bastardo? Vuoi morire? Vuoi morire? Sì! Svizzero! Goduria svizzera! Tre generali, tutti e tre morti. The enemy general is dead. Ah, io li porto a fine, li porto alla fine. Me ne frega niente, dovessi aspettare qua fino a domani mattina. Gruppo 3. No, scusami. 4. Sì, c'è il limite di tempo a 33 minuti. Picco, cosa cazzo state facendo? Piccolo Arsace, non andare via. Che cazzo sono questi? La folla. Andate a cagare voi della folla, va, che fate schifo. Mi occupate Slot. Mio nome è Slot. Se mi entrassero i 4 slinger, che io ho nell'altro esercito, 4-5 slinger. E, no, abbiamo anche altri arcieri. Questa qua la possiamo vincere alla grande. Perché il problema è che loro hanno la cavalleria da tiro. La cavalleria da tiro ci fa malissimo.
Eccoli. Quanto cazzo corrono sti tanvare, palatig di merda? Ma perché ti fermi? Perché ti devi fermare? Perché ti devi fermare? Che ti frecciano nel culo? Ma porca puttana! Che nervoso! Dimmi te se io devo perdere una cavalleria così! Ma porca puttana, guarda, sta cosa mi manda in bestia. Sta cosa mi manda veramente in bestia. Andate a fanculo, bastardi. Andate a fanculo, bastardi. Ma tu che cosa sei? Che schifo. Che schifo. Our hidden units have been discovered. Where? Non è che mi spawna qualcosa dietro, urlo come un ossesso. Io il terzo esercito non lo combatto, perché secondo me due eserciti, tra una balla e l'altra, glieli abbiamo fatti fuori. Allora, tu, ma ti ho dato l'ordine di andartene fuori dai coglioni. Io aspetto, mi prendo questa vittoria qua perché non ho perso tanto, eh. Il punto è che a me serve. Allora, questo qua uno potremmo portarlo di qua, perché questi sono più rapidi degli altri. Qui potremmo anche farlo ritirare.
Gli arcieri che... Allora, ho capito quello che dici tu. Il problema qual è? Che se io faccio ritirare quegli arcieri lì e non mi entrano subito quegli altri, può essere che loro, avendo molte più unità sul campo di noi, io non so quanto hanno loro, un esercito intero sicuro ce l'hanno ancora sul campo, mi crolli il morale delle unità, perché siamo comunque in leggendario e la barra di forze non la puoi vedere, ma sei meno unità, e iniziano a blinkarmi le unità, mi vanno in chain route. Perché il numero comunque conta. E lì dietro loro hanno lo spawn points. Non lo so, è un rischio. È un rischio. Allora, voi mi rimanete in gruppo 3, voi che non avete munizioni mi andate nel gruppo 7. Tu fai schifo, cioè tu puoi anche andartene a fanculo. Onestamente, proprio di cuore. Questo in questa posizione qua va in questo boschetto qui. In teoria se mi arriva qualcuno me lo spotta. Cosa vuol dire gli eserciti? No, vorrei ricommittare la seconda battaglia, capisci? Perché nella seconda battaglia loro sicuramente questi eserciti con generali e mi entrano le lance, ma porca di quella troia. Te hai ancora munizione, mi vai nel gruppo 3. Questi due potremmo farli ritirare allora a sto punto. Tu puoi anche andartene a fanculo che sei un sudicio inguardabile. Incoccabile, oserei dire. Sì, 20 stack tutti li hanno, esatto, esatto. Però con la scusa che hanno perso le cav, se, e hanno anche gli elefanti, tra l'altro. Hanno anche gli elefanti. Qua c'è tutta la nostra famiglia, eh. Dobbiamo anche essere un attimino cauti, non voglio rischiare il patatrack. Anche perché se loro questa partita la perdono, i loro eserciti si ritirano, ok? E noi possiamo andare in 3 contro 1 sull'esercito che ci sta assediando. Lo so che è palloso, ragazzi, però nel senso, non voglio certo buttare via la partita. Sì, è vero anche quello. È vero anche quello. Per carità, è anche vero che il leggendario li ha piglia dei bonus illegali, quindi magari quelli che rideployano sono ancora... Loro non hanno più... Perché comunque anche loro hanno il problema dell'ingresso, perché più di 40 unità per battaglia non entrano. Quindi, se noi non gliene ammazziamo, loro non possono buttare dentro altra cavalleria. Mi conviene lo stallo, onestamente.
Io vorrei solo capire. Tanto mancano 7 minuti. In 7 minuti comunque la portiamo a casa. Comunque la vuoi mettere, la portiamo a casa. Voglio capire. Saranno dentro qua sti maiali. O sono sopra qua o sono dentro lì. Però se non attaccano è perché non hanno la superiorità. Se no attaccherebbe. Quello è il fatto. Poi, più che altro, poi, legandomi a quello che ha scritto Giamma, eccoli lì. Cioè, vedi, sono comunque picche. Tante, eh. Quindi ci metti a buttarle giù. Ci metti a buttarle giù. No, il problema del replenishment è più che concreto, perché poi quella città qua, per il bisogno di soldi, abbiamo dovuto sterminare tutti e razziarla, quindi replenishment zero, ragazzi. Le nostre milizie del Chula valgono oro, eh. Valgono oro per quanto facciano schifo. So che col senno di poi avremmo potuto affrontarli quelli lì, ma bisognava far riposare le truppe. Arsace è 3 oro comunque. Giusto per. Degli elefanti di merda. No, stai dentro perché sennò gli spawni alle spalle e possono caricarmela. Sì! Guardate loro. Ne hanno persi 4.003, eh? Quei rinforzi tutti ne avevano ancora 6.000. È un buon trade. È un trade 1-2 su unità importanti, perché gli abbiamo fatto fuori un bel numero di picchieri, un bel numero di questi. Insomma. Peccato che qua non c'è come in Warhammer l'indicatore del danno concreto che gli hai fatto a livello proprio economico. Questa qua, questo è un trade clamoroso per noi, eh? Questo è un trade clamoroso per noi. Allora, loro hanno perso 3-4 picchieri, 5 picchieri,
6, 7, 8 picchieri. Un buon numero di Vana Somatopilache, tre generali, delle cavallerie. E avevano ancora tanta fanteria, eh. Non li tieni mica questi qua. Noi ne abbiamo perso due di questi. Noi li liberiamo e facciamo 5.600. Hai visto che si è ritirato anche quello lì sotto? Hai visto che si è ritirato quello lì sotto? Porca puttana. Porca puttana. Sì! Mastermind. Ciao Lorenzo Codaforno. Mettiamo i ciccioli nel forno. Ora dobbiamo ragionare. Dove si è ritirato il bastardo? Ah, qua sotto si è ritirato il porco. Chi è morto? Fra, non farmi scherzi, per favore. Non è morto Arsace? È morto nostro fratello. No! Ma che cazzo è morto, scusa? Ci hanno assassinato questo qua, mi sa. No, ti ridate qua. Arsace. Il Ushuma. Shamshad. Scusami, eh. Arsace. Ti ridate. Barzafarne è un politico. Ah, ce l'hanno... Come si dice... Ce l'hanno inchiappettato, ce l'hanno ferito. Allora, adesso dobbiamo ragionare attentamente. Lui è pseudo logoro, questo è integro. Noi dobbiamo wipargli questo esercito e solo Arsace può wiparglielo, perché Arsace ha le lance integre, ha la cavalleria particolarmente integra, ha le skill per poterlo fare. Questi qua andrebbe tirato fuori un esercito, e questo qui andrebbe fatto fuori. Noi potremmo usare Marv come bait. Questo ha rispostato qua. Perché il vero problema... Allora, questa è da attaccare per forza.
e da lì non ci si scappa perché sennò questa mi va a prendere Nisa. A quel punto lì, noi potremmo pensare di usare Marv. Tu innanzitutto torna a Nisa, deployati, spreada l'amore di Gesù bambino e via. Potremmo raddoppiare questa unità qua. Questo qui potrebbe venire a prenderci questo in ritirata, ok? Sicuramente andranno a Marv a prenderla. Sicuramente Marv la prendono. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Non c'è dentro nulla. Anzi, sai cosa ti dico? Io gli butto giù anche tutto. Perché per noi è molto più semplice assediare una città. Perché riusciamo a concentrare tiro, possiamo kitarli fuori dalla città, andare a occupargli il punto vittoria e fargli perdere morale. Questa non c'ha manco, cioè, insulsa. Io farei così. Allora, inizierei a portare questo qua. Sì, hai traveled the world for Partia, adesso lo prendi nel culo, lo so già. Tu vieni, attacchi questo. Scappi, pezzo di merda, scappi. Ah, vuoi scappare? Vuoi fare il giochino dell'amore? Facciamo il giochino dell'amore! Ma facciamolo sto giochino dell'amore, brutto bastardo, che adesso muori come un cane! Sudicio, insulso, insulso! Non so se giocarla o simularla, più che altro. Ditemi voi. Così c'hanno tante picche. Tambari su Guda. Quanto ci farebbe perdere? Perché noi qua, io credo che un 700 uomini li perdiamo, eh. 700. Siamo lì, eh. Siamo lì. Ok, adesso abbiamo l'Inspired Endeavor. Il cock sei tu. Molto bene, Shamshi Adad. Shamshi Adad. Questo è pure della famiglia rivale. Se schiatta a me, che cazzo me ne frega. Che muori, che muoia. Ready for battle. I will travel the world for Parthia. As the arrow flies. Controlliamo i movimenti lenti. Questo potrebbe arrivare qua. Questo, se è un generale skillato, riesce tranquillamente a prendere questo, ma a quel punto noi possiamo ritirarci. E lui non ci potrebbe prendere. E se fa ciò, significa che poi dopo noi con tre armate possiamo prenderlo in 3v1. Questi sicuramente andranno a prendere Marv e dopo noi gli diamo un po' di pipo. Giusto? Direi di sì. Il pipo. Tu che cazzo ti puoi prendere? Allora, Rampart Takers assolutamente. Poi direi ti prendi anche il Formidable Fighter e il Charge Bonus for All Units. We fight for you, my lord. Tanto per gradire. Tanto per gradire. Noi abbiamo fatto il Kanat. Questo è interessante. Noi potremmo fare le foreign policy. Siamo bassi di cibo. Trade agreements, non abbiamo niente, quindi Royal Inspector, Bazaar Wars, Breeder,
nel lungo periodo va bene, ma non è una priorità. No, io prenderei Foreign Policy per il 5% di tax rate e il più 2 di public order che è concreto. Investiamo 12 turni nella ricerca. Non so se ci arriva, la spia non ci arriva lì. No, questo è, aspetta, questo è il dignitario. Dove cazzo è la nostra spia? È qua. Ma sai che non so se mi convenga, non so se mi convenga indirarla. Questi non lo so se attaccano, Cioè. Oh, figa madre! Ah, cazzo, questo no... No! Viene pescato dentro, viene pescato dentro. Sì, dobbiamo fare... Dobbiamo provare a vedere se riusciamo a bloccare questo. 16%. 31%, proviamo con l'assassination. Vabbè, è rimbambito, abbiamo capito. Ah, noi dobbiamo quagliare. Noi dobbiamo quagliare, non abbiamo cibo. Questo è un problema. Il Silk Road Hub. Mi servono soldi. I passivi sono wealth dall'industria. Questo viene pronto qua. Cazzo. Lì è un problema, perché qua adesso portarli giù. Ciao Tommy. Allora, vabbè, questi possiamo sicuramente far così. Anche questo via. Allora, lui può prendersi sicuramente il Patron of the Military per lo sconto alle unità. E poi ti vai a prendere il Quartermaster per le faretre. Abbiamo un Diddly Doom libero. We fight for you, my lord. Ready for battle. Allora, tu mi prendi due fanti. Noi abbiamo tutta... Allora, questa città qua non deve pagare le tasse perché mi consuma cibo, se no è un disastro. Tu... Questi di carica vanno bene, sono forti. Questi qui qua non li possiamo reclutare. Non combattiamo perché sono skillate queste truppe. Se no perdo la skill. Grazie Tommy. Possiamo reclutare qui. Spice trade route più 10 spices, questo è spicy, nel vero senso della parola. Il Royal Gourmet Kitchen
ci dà meno soldi, però 40 di spezie, quindi io continuerei con... però vedi anche qua, quei soldi si è messi un po' così, quei soldi si è messi un po' così qui. E 511. Prossimo turno è inverno. Allora, tu mettiti il risparmio energetico, recuperiamola. Tu, Lore, dici di reclutare anziché fare il replenishment, non è stupida come idea, però dovrei sacrificare... Oddio, sugli arcieri... aspetta però, perché qui Decan non ce li abbiamo mica. Che cazzo di classe fan parte questi qua? Paigan, Azadan, Decan. Ma sai che secondo me il replenishment lo facciamo. We fight for you, my lord. Grazie Tommy. A chi l'ha regalato il Tommy? Vediamo un po'. A Mike. Spammate polipi. Adesso ci fermiamo, che sono le 4:30. Siamo andati lunghi oggi, ma per forza di cose. Quella battaglia là è stata epica. Adesso vediamo la nostra sorte. Si portano gli amici del bosco. Perdiamo questi. Questi li perdiamo. Però magari riusciamo a fargli un po' di danno. Da dove arrivano? Puttana. Enemy reinforcements approaching. We await your order. Quickly now. Armored horse archers. We await your orders. Double time. Awaiting orders. Peccato. Peccato. Anzi, in realtà
ci è andata strabene che ci hanno avvelenato, cioè ci hanno ferito il nostro familiare, così crepa il capo della famiglia rivale. Oscura il cielo con le frecce. Qua, qua oscuriamo la nostra esistenza. Qua oscuriamo la nostra esistenza, no, non ce la farai mai qua. Men are wavering. Our men flee the field of battle. Our general is under attack. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Gli Ashbaran fanno disastri. Sono devastanti quelli in corpo a corpo con la cava, anche se sono delle cavallerie leggere di merda. No, va. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Riders at the double! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Armored horse archers!
our men flee the field of battle. This is a shameful display. Aia. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ma porca puttana, mandate sul generale, teste di cazzo. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Almeno gli fai fuori il generale, cazzo. One of our units has used all its ammunition. Swift and accurate orders. Find your targets. Noble horse archers! Quickly now! Riders at the double! Royal cataphracts! We serve the king! Dai, almeno il generale, fateglielo fuori, porca puttana, dai. Non gli fanno fuori neanche il generale, minchia. Sono un dito in culo questi opliti, ragazzi, sono un dito in culo questi opliti. One of our units has used all its ammunition. Va, informazione, quanto cazzo macinano! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Our general has fallen. Figurati. Niente, non siamo neanche riusciti ad ammazzargli il generale. Non che si potesse vincere questa, però confidavo almeno di ammazzargli il generale. Ma non è detta l'ultima.
Mamma mia. Mamma mia, c'hai una rapidità nel fare quel lavoro. Che cazzo fai? Scappi? Ma sei un coniglio di merda! Ma sei un coniglio di merda! Oh, questa cosa mi dà molto gusto. Mi dà molto gusto. La perdiamo. Ma almeno non tutto è stato... Non tutto è stato perduto. One of our units has used all its ammunition. Our men flee the field of battle. This is a shameful. Vabbè, 1200 glieli abbiamo fatti fuori comunque, con un generale meglio di un dito, di un finger in DS. Sono comunque 5000 uomini, sono comunque 5, cioè sti picchieri qua sono un dito in culo, non riesci a buttarli giù, ci metti una vita. Se avessimo un'economia, io un paio di cavalleria da shock per esercito le metterei dentro, perché... Se avessimo avuto i catafratti da shock, l'unità del generale con una carica da dietro la mandi al creatore. Queste qua non sono neanche ancora le cavallerie d'élite. Però vedi, qualcosina... Vabbè, stavo dicendo, qualcosina abbiamo salvato. Col cazzo! Col cazzo! Però vedi, se hai esaurito tutti i punti movimento, li hai esauriti. E noi qui possiamo fargli il double. Non tutto è perduto. Detto questo, ragazzi, se avete idea su come uscire da questa situazione, scrivetelo sotto nei commenti e lasciate anche tanti like. Non vi costa niente, ragazzi. Non siate timidi con i like e con i commenti. Condividete il video per sostenere la serie, per sostenere il canale. Io vi do appuntamento questa sera alle 21, raga, perché torna Alberto da Giussano con la Lega Nerd per l'indipendenza della Padania. Stasera... si partirà in pace con il nostro regno, perché abbiamo fatto la pace la volta scorsa dopo la guerra, e vediamo di studiare il modo per arrivare alla seconda guerra contro l'impero preparati, perché dalla seconda guerra noi dobbiamo prendere tutta l'Italia. Un saluto dal vostro dictator, noi ci vediamo stasera alle 21. Impostate la campanella, l'evento è già fuori. Ciao belli.